Ed eccoci ben ritrovati amici di Sport Outdoor TV, seconda parte della trasmissione. Stiamo parlando di sci nautico dal campo di gara della Federazione Italiana Sci Nautico e Wake da Recetto, provincia di Novara, un'ansa del fiume Sesa che ha appunto dato origine a tre laghetti che sono utilizzati per attività sportiva proprio di sci nautico. Stiamo vedendo gli europei under 14 ed under 17, abbiamo visto nella prima parte le figure. A dovere di sintesi voglio dire che gli altri italiani che hanno ben fatto in figure sono la ragazzina Giulia Maggiore, nona classificata negli under 14 con 3.360 punti, e poi Leonardo Baldini, 3.070 punti, ottavo posto per lui, sempre under 14 figure. Siamo passati allo slalom, è già partita la prima ragazza che vediamo, che è l'italiana Greta Tagliati. Lo slalom è un'altra delle discipline classiche, molto semplice da vedere, mutuatamente da quanto avviene nello sci. Si tratta di passare all'esterno di queste boe che compongono il campo di gara. Come cresce la difficoltà della gara? Tanto vediamo la Greta che chiude con un punto e mezzo, una boa e mezza, 55 con la corda da 12. Ora vi spiego cosa sono questi numeri. Tanto vediamo partire la francese Lea Miermont. Vedete, il motoscafo traina sempre questa ragazza con una corda ad una data velocità che per le ragazze al massimo può essere 55 km orari. Via via che la ragazza chiude un campo, quindi taglia perfettamente le sei boe e l'onda che le divide senza cadere, senza rimanere all'interno delle boe, la difficoltà aumenta accorciando la corda del motoscafo, quindi la corda diventa sempre più corta, in questo caso è una 12 metri, poi via via si accorcerà, può diventare 10,75, 10,25, e naturalmente più è corta e più aumenta la velocità angolare della ragazza nel passaggio della boa e quindi la sua difficoltà. Infatti è difficile chiudere poi i campi con le corde più corte, e questa è la bravura dell'atleta, viene proprio misurata in questo caso, quindi si parte con una corda lunga e via via si accorcia. Corda da 11,25, quindi prima era da 12 metri, ora si è accorciata, e vediamo quanti punti riuscirà a passare questa ragazza. Quello iniziale è un cancelletto che segna l'inizio del campo di gara, e qui vediamo la ragazza appunto che dopo aver passato la seconda boa non riesce ad andare avanti. Vediamo l'errore, e qua ha perso in qualche modo la traiettoria. Due punti, quindi due boe passate correttamente a 55 km orari, che è la velocità, con la corda che era quella da 11,25. Ancora una ragazza francese, Laura Martin Champetier, ovviamente sono ragazzi, la categoria è under 17 donne, e qui vediamo il suo campo di gara. A differenza delle figure, ovviamente la velocità è assolutamente costante per tutti gli atleti. In queste categorie vediamo sempre il 55 per le donne, il 58 poi sarà per i ragazzi. Nelle categorie con atleti meno preparati si può anche utilizzare una velocità minore, fino a quella appunto massimale, che è questa di 55 km orari. In barca, in questo caso, ovviamente il pilota è sempre necessario per muovere la barca, non c'è l'allenatore dell'atleta, ma c'è un giudice di gara che marca i risultati, e c'è in questo caso l'operatore che fa le riprese anche per noi. 11,25, corda sempre più corta, e qui vediamo l'errore inesorabile che chiude la prova di questa atleta. Ed ecco il rallenti dell'errore, vedete, subito dopo la prima boa caduta, quindi 0,50 punti per l'atleta che chiude al secondo posto. Abbiamo l'italiana Pirri Beatrice, parte per ultima perché diciamo è andata molto bene nelle prove di semifinale, e la prima corda che vediamo è quella da 13 metri. Naturalmente gli atleti possono scegliere la corda con cui iniziare. Questo fa parte anche un po' della strategia dell'atleta stesso, perché in base a dove si trova poi nel campo di gara, nella corda utile, può favorire o meno la prova stessa. Quasi tutti tendono comunque a fare due campi di riscaldamento, chiamiamoli così, con delle corde abbastanza semplici, proprio per arrivare alle corde salienti, che sono poi quella da 11,25 in giù, pronti, preparati e già abbastanza rodati. Ovviamente le condizioni di gara sono blindate per il motoscafo, ma possono cambiare per il vento e per la luce. Finale, 3 punti, 55 km orari, corda da 12 metri, quindi la Greta si ferma al terzo posto nella sua categoria under 17 ragazze. Vediamo un po' di colore, spesso questi europei sono anche fonte di amicizie, perché gli atleti condividono lo spazio per alcune giornate, e quindi è tutto molto positivo. Cambiamo categoria, passiamo ai ragazzi, sempre under 17, partiamo con l'italiano nostro, che è Edoardo Marenzi. Nella sua semifinale non era andato benissimo, era partito
con 5,25, velocità 58, però corda da 12 metri. In realtà in questi europei questa categoria ha tranquillamente raggiunto la corda da 11,25. Vediamo se saprà migliorare rispetto alle semifinali Marenzi. Vediamo la sua prova. Ecco, importante nell'assegnazione del punteggio, oltre al passaggio della boa, anche il taglio dell'onda. E qui vediamo l'errore proprio sull'onda, infatti. E infatti 4,50, 58 orari, corda da 12. Questo non consegnerà Marenzi, quindi al podio. Gran Bretagna, Aaron Davies. Vediamo l'atleta inglese. Semifinali non eccellenti per lui, una boa e mezzo a 11,25. Vediamo se in questa finale saprà risalire delle posizioni oppure no. Semifinali molto combattute, dicevamo, perché molti atleti si sono fermati con lo stesso risultato, che era 11,25 con 2 di punteggio, quindi questa corda, quella che stiamo vedendo in questo momento, e questo sostanziale equilibrio di risultati ha fatto sì che la finale sia stata una vera finale emozionante, divertente, con cambi anche di graduatoria, quindi chi era magari quinto, sesto, settimo, si è trovato poi catapultato in buoni risultati. 3 punti con corda 11,25, quindi comunque un miglioramento rispetto al punto e mezzo della giornata precedente. Belgio, Junior Labar Arnaud. Stiamo vedendo la corda da 12 metri, questo mi suggerisce quindi che l'atleta raggiungerà sicuramente anche la corda da 11,25. Vediamo se così sarà. E vediamo la sua sciata abbastanza pulita. Dicevamo giudice in bordo della barca, ma giudice anche a terra e anche qua assistenza delle telecamere, perché ovviamente l'onda generata dal motoscafo e potrebbe, anche con il rilasciatore, potrebbero impallare la visuale in qualche momento al giudice a terra o in barca, quindi una telecamera posta all'inizio campo e dai due lati permette di vedere certamente il passaggio dello sciatore rispetto alla boa. 3 punti, 58 e 11,25, in questo caso c'è un sostanziale pareggio tra i due atleti, ma poi vedremo perché non conterà, perché naturalmente in questo caso fa fede al risultato delle semifinali, oppure se anche in questo caso il tutto è uguale, si farà una prova di spareggio. Italiano Vincenzo Riolo, 2 punti anche per lui a 58 con 11,25 di corda nelle semifinali, quindi faceva parte di quel gruppetto di appaiati di cui si stava dicendo prima. Vediamo se riuscirà a fare meglio e a portarsi a casa un importante podio, far fare bella figura alla squadra italiana in questi europei under. E oltre ai risultati singoli per ogni categoria c'è poi un risultato che è quello di combinata, che cioè mette in relazione i risultati ottenuti nelle varie discipline, e qui è importante che l'atleta abbia capacità trasversali, e infatti c'è anche un cambio di collocazione di alcuni atleti, magari non eccellenti nella singola categoria ma bravi in tutte e tre le specialità, che infatti ottengono appunto il risultato di combinata. Vediamo l'errore che porta l'italiano a un punto soltanto con corda da 11,25, e quindi vediamo la prova del francese Louis Dunlap Fribourg. Lui ha fatto molto bene in semifinale, 4 punti con corda da 11,25, parte quindi come uno dei favoriti. Vediamo però se riuscirà a non commettere errori e a mantenere questo primato rispetto agli altri atleti. Atleta dalla sciata, vediamo, precisa, campo di gara con corda 11,25 che inizia, e lo vediamo passare le sue boe con tranquillità. Lo stile può essere diverso da ragazzo a ragazzo, ovviamente in base a come si gestisce poi il bilancino, che è lo strumento che tengono in mano, anzi teneva in mano fino a questo momento avendolo perso. Però nonostante aver perso il bilancino, vediamo che il risultato 4,25 corda 11,25 è sufficiente per farlo arrivare al primo posto sul podio dello slalom under 17 maschile. Cambio di specialità e cambio anche di lago, in questo caso non avviene sempre così male, eccetto ci sono dei laghi specializzati per ogni disciplina. Questo è il salto, il nome dice già tutto, lo vedrete, c'è un trampolino galleggiante in mezzo al campo di gara, i ragazzi vengono trainati dal motoscafo e devono saltare questo trampolino. Quella che abbiamo appena visto era l'atleta della Bielorussia Irina Kukakrova, che ha fatto il suo miglior salto in 30,6. Atleta italiana, la vediamo, Penelope Rebecchini, siamo in categoria under 14, bel salto per lei, 30,7 metri. Dicevo, perché miglior salto? Perché gli atleti hanno a disposizione 3 salti per ogni manche che fanno e possono usare il risultato migliore dei 3 salti. Siamo ancora nell'est Europa,
Ucraina con Stanislava Provestova. 33,1 metri il suo miglior salto, quindi primo posto per lei. E ancora salto femminile, siamo passati dalle under 14 alle under 17, francese Emma Brunel. Questa fase iniziale del salto, seppur apparentemente poco significativa, è invece molto delicata, perché proprio in quel cambio di angolo rispetto al traino del motoscafo l'atleta prende velocità e può affrontare quindi il trampolino con il maggior slancio possibile, tanto 42,7 il punteggio della Brunel, e ottenere quindi il buon risultato. È proprio in questa fase qua che si stabilisce e si riesce a impostare il salto in maniera precisa. Vedrete che man mano che poi viene chiusa la diagonale rispetto al motoscafo e al trampolino aumenta la velocità e questo garantisce lunga proiezione. 44 metri per l'atleta ucraina, il migliore dei tre salti, ed ora vediamoci il primo posto di casa nostra, Ginevra Buonopane, under 17, che sta per fare il suo salto. Vi anticipo già che arriverà al primo posto con un ottimo salto di 44,3 metri. Buon risultato, in semifinale si era fermata 42,5, ed eccolo qua. Bel risultato per l'atleta italiana. Questo è Candido Mozza, uno dei giudici di gara, anzi responsabile di quel videocontrollo di cui vi parlavo poco fa. E questa è la fase delle premiazioni, c'è il presidente federale, lo vediamo nelle immagini, e questa la bella fase di premiazione, che è sempre una bella soddisfazione per tutte le atlete, ovviamente. Abbiamo tutti i podi delle varie discipline, ripeto, si premia la singola specialità, quindi slalom, figure, discipline classiche, ma anche la combinata. E prima di salutarvi e darvi appuntamento alle prossime puntate del nostro programma e a tutti gli altri programmi di Sport Outdoor TV, sentiamo la vincitrice Greta Tagliati in categoria Under 17. Ciao a tutti! Mio padre lo faceva e anche mia madre, e diciamo che non lo facevano a livello agonistico come lo faccio io, ma lo facevano per divertirsi, e quindi sciavamo a Sabaudia, in un lago dove purtroppo adesso non si può più sciare, e quindi andavamo al mare e il pomeriggio andavamo al lago, dato che erano attaccati, e quindi là è iniziato come un divertimento e poi è diventato una passione.